Avete presente il mashup che apre il trailer del mio canale? Ossia, questo? Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly. Il vostro tecnico informatico di fiducia. Sarà dura. Perché avete riempito il vostro computer di virus e altri ammenicoli. E questo è Diario di Viaggio on the road. Bene, avrà a che fare con l'argomento del giorno, per cui cominciamo. Sigla! Siete molto innamorati, così innamorati che vorreste suggellare per la vita il rapporto con il vostro partner, ma siete delle persone molto romantiche, quindi pensate di farlo con un biglietto, un bel cartoncino con qualche messaggio d'amore vergato a mano, giusto? O piuttosto con un foglio di carta in cui incollate dei caratteri ritagliati a caso da giornali e riviste, un po' come una richiesta di riscatto di un film d'azione. No, direi che cade il romanticismo, proprio precipita, però se ci pensate, davanti a un gesto del genere qualcuno comunque avrebbe modo di dire «Beh, quantomeno è artistico». In fondo quello di cui voglio parlarvi oggi è proprio questo. Prendere qualcosa, ritagliarlo, rimaneggiarlo, riutilizzarlo in maniera tale che il messaggio che veniva lanciato in origine venga completamente cambiato, lanciando tutt'altro genere di messaggio. Questo principio, applicato a dei video presenti su YouTube, sta alla base della YouTube Poop. Che cos'è la YouTube Poop? Fondamentalmente sono dei video che vengono, anziché essere montati, smontati, sovrapposti, rallentati, modificato il tenore audio, rimontati in maniera completamente differente per far dire delle parole totalmente differenti ai personaggi, e appunto lanciare un messaggio finale completamente diverso dal messaggio che veniva lanciato dal video originale. Può essere ogni genere di messaggio, può essere un messaggio sensato o un messaggio non sensato. Prima di continuare questo discorso, vi presento lo youtuber di cui parlo oggi, che è secondo me uno dei più grossi rappresentanti della YouTube Poop in Italia, ed è Knucklediz. È molto bravo e vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, visitate il suo canale, iscrivetevi se non siete già iscritti, fa delle cose veramente molto interessanti, anche molto simpatiche in certi casi. E giusto per farvi fare un'idea di qual è la situazione quando parliamo di cambiare completamente il senso di un messaggio rimontando il video, facendo sovrapposizioni, eccetera, cominciamo con un video molto semplice che vi segnalo. Ora, dato che parliamo di YouTube Poop, mi è difficile riassumervi il contenuto del video, non posso fare altro che consigliarvi di andare a dare un'occhiata. Quindi il primo video, Bear Grylls e i suoi proteinici amici. Lo trovate sul doobly-doo e naturalmente lo trovate sulla scheda. Oltre a costruire l'idea di un messaggio differente, la YouTube Poop può essere un modo per creare qualcosa di virale basato su una frase, su un gesto, su un'azione. E in questo Knucklediz ci è riuscito richiamando l'attenzione su una serie televisiva, Il Trono di Spade, e su qualche gesto e qualche frase che sono diventati un po' la maledizione di questa serie TV, nel senso che vengono citati spesso, comunque sono diventati abbastanza virali da essere conosciuti dai molti, sono stati poi ripresi da molti pooper. Se vi chiamate Roberto e avete dovuto sopportare gente che tutto il giorno vi diceva «tu sei Rob», avete tutta la mia solidarietà. Bene. Il video che vi segnalo è finito il PINO! Che trovate sul doobly-doo e che trovate sulla scheda. Per alcuni la YouTube Poop è una forma d'arte, in fondo
è il prendere un qualcosa, un'opera, un video, e modificarlo, ricostruirlo, rimontarlo, fargli lanciare un messaggio differente, fare quella che fondamentalmente, per esempio, per la licenza Creative Commons sarebbe un'opera derivata, un'opera particolarmente derivata, perché in certi casi il messaggio lanciato è completamente opposto, non è vero? E quindi sicuramente è un'opera che è vagamente ispirata più che derivata, però basata su quel contenuto. Per altri, visto che una YouTube Poop è basata su determinati contenuti sottoposti a diritto d'autore, invece dovrebbe essere considerata alla stregua di una normale violazione del copyright. Semplicemente un lavoro pirata, un lavoro underground, un lavoro che non meriterebbe di esistere. Purtuttavia le cose, proprio per NoColdiz, si fanno interessanti perché, tempo fa, una sua poop in qualche modo è finita citata in una trasmissione televisiva. Come video, naturalmente, non è stato citato l'autore, come è successo diverse volte con molti video tratti da YouTube, è una storia che riguarda il freebooting, di cui parleremo sicuramente un'altra volta. Ma il problema, e oserei dire il grottesco, è che dopo la messa in onda di quella puntata, NoColdiz si è visto contestare il video per una violazione di copyright, perché conteneva del materiale che era stato messo in onda dalla televisione. Grottesco, ripeto, veramente! Questo video e questo caso, comunque, ha permesso al nostro buon pooper di avere un pochino di pubblicità che si meritava, soprattutto ha messo in evidenza come la situazione nell'ambito del copyright su YouTube sicuramente sia quantomeno da rivedere. E comunque voglio citarvi anche questo video, perché è comunque interessante, perché è comunque un messaggio. Il video è «Salvini detesta le bottiglie di plastica», video che vi lascio linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda, che poi è decaduta questa richiesta di copyright, è ritornato tutto quanto a posto, è stata comunque una cosa, come ripeto, particolarmente grottesca. Ed ecco quindi la mia domanda. Secondo voi la YouTube Poop dovrebbe essere considerata alla stregua di una violazione del copyright? Oppure no? Oppure è una forma d'arte? Ora, in questo caso voglio prendere una posizione ben precisa. Secondo me la YouTube Poop è una forma d'arte, come tale dovrebbe essere considerata, una forma di realizzare un'opera derivata, un'opera particolarmente complicata, particolarmente rimesciata, eccetera, ma secondo me è una forma d'arte. Però sono aperto alla discussione, quindi come vi dicevo, parliamone! Secondo voi è una palese violazione del copyright e dovrebbe essere cancellata? È una forma d'arte? È uno stupido passatempo? Non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete già fatto, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda, riceverete anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se volete che tratti un argomento particolare sul diario di viaggio on the road, potete segnalarmi anche questo sui commenti qua sotto. Grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!